Noi abbiamo fatto di tutto e stiamo continuando a fare di tutto per dare un governo politico e quindi rispettoso della volontà degli italiani. Però se questo non è possibile, non esistono governi neutrali. Faccio un esempio concreto. Se c'è da sterilizzare gli aumenti dell'IVA decisi dai governi di sinistra, bisogna decidere se aumentare altre tasse o tagliare delle spese. Quindi questa scelta non è evidentemente neutrale. Noi continuiamo a chiedere a Berlusconi in qualche modo un gesto di responsabilità, di aiutarci a dare appunto un governo politico al Paese. Di cercare di trovare una soluzione, che abbiamo cercato di trovare in questi giorni, per permettere la partenza di un governo politico e quindi una forma di coinvolgimento di Forza Italia che sia compatibile con la presenza del Movimento 5 Stelle. Penso che la Lega e Salvini sono quelli che hanno meno responsabilità di tutti per la situazione che si è venuta a creare e l'abbiamo dimostrato con il nostro comportamento assolutamente responsabile in questi 2 mesi. È da qualche mese che l'Italia non ha un governo voluto dagli italiani e prima possibile, si deve dare un governo politico, cioè un governo che rispetti il desiderato degli italiani. E quindi poi si arriva al 30 settembre, poi si arriva a ottobre, poi si arriva a novembre. Noi continuiamo con gli sforzi, in qualche modo ci abbiamo provato anche ieri, ci proveremo oggi, ci proveremo domani, ci proveremo nei prossimi mesi, come peraltro ha detto pure il Presidente Mattarella. Noi non ci stancheremo in questo impegno di rispettare la volontà degli italiani, del popolo italiano che si è espresso il 4 marzo. Noi ci siamo presentati insieme a Berlusconi, abbiamo preso i voti degli italiani insieme a Berlusconi. E per questo motivo di coerenza che va oltre magari all'interesse e alla logica, teniamo fede a questo impegno. Però lo sforzo che chiediamo a tutti, e quindi anche a Berlusconi, a Forza Italia, è che forse c'è qualche soluzione che permetta di rispondere alle attese degli italiani che per strada ci chiedono di fare un governo, ma un governo politico che rispetti il voto che hanno dato il 4 marzo. Si voterà a fine luglio, vi presenterete di nuovo in coalizione? Credo di sì, credo di sì. Ma chiesto di votare la fiducia al governo del Presidente, voi considerereste l'alleanza conclusa? Credo che ci sarà un grosso problema in questo caso, sì. Ecco, grazie.